tradizione alimentare, che è la dieta mediterranea, ci ha protetto fino ad oggi, quindi gli adulti in qualche modo sono più protetti, abbiamo detto che rispetto agli altri paesi d'Europa abbiamo meno obesità, ma non più per i bambini, perché questa tradizione si sta interrompendo. Oggi stiamo perdendo le nostre abitudini alimentari della dieta mediterranea e questo ci porta ad errori alimentari che hanno un impatto sulla salute veramente notevole. Noi dobbiamo tentare di tornare alla dieta mediterranea perché la dieta mediterranea è stato dimostrato essere la dieta in assoluto a livello mondiale, tant'è vero che è stata designata come patrimonio immateriale dell'umanità, in assoluto la più sana e la più salubre. Oggi stiamo perdendo questa abitudine, la gente non sa o pensa di mangiare bene, ma purtroppo non sa perché nessuno glielo insegna. La tradizione veniva tramandata da padre in figlio, da madre in figlia. Oggi con la pubblicità c'è una grande confusione, per cui se lei chiede alla gente, lei pensa di mangiare bene? Rispondono sì. Poi quando gli chiede, ma lei quante porzioni di frutta mangia al giorno? Le dicono una. Noi dovremmo mangiarne tre di frutta. Fra frutta e verdura dovremmo mangiarne cinque. L'80% della popolazione non fa questo.